Ringrazio Andrea, ringrazio Mattia per i dati precisi, accurati che ci hanno presentato. E qui cadiamo nel rischio però che si pensi che tutto questo sia di competenza esclusiva degli scienziati, come se non fosse nostro dovere, di tutti noi, della società, di noi comuni mortali, di conoscere questi ambienti, di custodirli, di proteggerli. Ed è una questione annosa che va indietro nel tempo. Il testo che voglio proporvi adesso, infatti, è stato scritto da Anton Chekhov, che è uno scrittore e drammaturgo russo, cioè ha scritto delle opere teatrali, che non era uno scienziato, ma ha colto la bellezza che è insita nell'ambiente, nel creato. E lasciando parlare questi personaggi dell'opera Ziovania, scritta nel 1896, ci fa capire quanto sia doveroso da parte di ciascuno di noi occuparci della bellezza del creato. Qual è la situazione che vi sto per leggere? Ziovania, che è il protagonista dell'opera, sta dialogando insieme al suo amico e dottore Astrov e lo prende in giro dicendogli di non prendersela se continuerà a riempire le sue stufe e a costruire con la legna che ha appena tagliato e che Astrov vorrebbe invece difendere. Astrov gli risponde in questo modo. 1896-1897. Riempile di torba le tue stufe, costruiscili di pietra i tuoi magazzini. Certo, sì, a volte abbiamo la necessità di tagliare la legna, ma perché? Perché accanirsi? Le nostre foreste cadono sotto l'ascia. Miliardi di alberi, i nidi degli uccelli, le tane delle bestie vanno perduti. Si abbassa il livello dei fiumi, i panorami sublimi scompaiono per sempre, solo perché l'uomo non ha abbastanza buon senso per inginocchiarsi e prendere il carburante dalla terra. Perché? Perché si deve distruggere ciò che non si potrà mai ricreare? Dio ha dato all'uomo la ragione e il potere del pensiero in modo che potesse determinare la propria vita, migliorarla. E noi? Per che cosa abbiamo usato questi poteri? Per distruggere. Abbiamo distrutto le foreste, i nostri fiumi si stanno prosciugando, la nostra fauna è quasi estinta, il clima si è guastato e ogni giorno, dovunque si guardi, la nostra vita è più povera, più odiosa. Ti faccio ridere, eh? Ti capisco, caro Vania. I miei ti sembrano pensieri di un povero eccentrico, un po' naif. Sì, probabilmente sono pensieri bislacchi. Ma io ci cammino nei boschi che ho salvato dall'ascia. Ascolto la foresta respirare e quella foresta l'ho piantata io. E allora mi viene da pensare che forse un pochino si può controllare la natura. Capisci? Forse possiamo essere responsabili del clima stesso. Qualcosa possiamo fare. E perché no? E se tra mille anni l'uomo sarà un po' meno infelice, sarà anche per merito mio. Una piccola parte, piccole cose. Pianto una betulla, la vedo mettere le radici, la vedo fiorire, stormire al vento e mi sento orgoglioso e un po' meno infelice.